è la regione Sardegna la vincitrice di Rural Chuck, il primo concorso che premia le produzioni video dell'autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e province autonome italiane. La premiazione si è svolta mercoledì 19 aprile presso la Sala dei Notari, in occasione della 17ª edizione del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, alla presenza della rappresentanza della Commissione UE in Italia, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e delle autorità di gestione dei PSR italiani. L'iniziativa, rivolta principalmente ai professionisti della comunicazione pubblica, intende promuovere un confronto aperto e collaborativo tra i soggetti istituzionali chiamati a raccontare l'Europa, le sue istituzioni e l'impatto dei fondi UE sui territori. 4 i premi in gara. Il primo premio, il Rural Chuck d'Oro, è stato vinto dalla Regione Sardegna, con un video che si è concentrato sulle attività svolte nel corso degli ultimi anni per raccontare a un pubblico di beneficiari, ma anche alla cittadinanza, i valori dello sviluppo rurale della regione tra tradizione e innovazione. Abbiamo creato in questi anni una serie web che parla degli agricoltori, dei loro progetti, delle loro storie. Abbiamo lanciato degli spot più tradizionali, ma anche molto investimento sul digitale, sui video racconti e su, diciamo, i vari social media che diventano sempre di più un canale importante per la comunicazione oggi. Il secondo premio, il Rural Chuck d'Argento, è andato alla Regione Veneto, con uno spot, I Diari di Chiara, realizzato per avvicinare i cittadini alla politica di sviluppo rurale. Il messaggio è uno, e l'Europa è a fianco dei cittadini, delle imprese, delle realtà rurali per il loro sviluppo, e comunicarlo e la comunicazione, come è stato detto, se non comunichi non esiste. Quindi è importante che le regioni continuino a comunicare su questo fronte e ci auguriamo che questa sia la prima edizione di una lunghissima serie di edizioni. Il Rural Chuck di bronzo e il Rural Chuck giovani universitari sono stati assegnati invece alla stessa regione, il Friuli Venezia Giulia, che ha scelto di mettere in luce l'importanza del lato sociale dell'agricoltura. I premi sono stati consegnati dall'autorità di gestione del PSR Umbria, Franco Garofalo, e da Giovanna Mottora, Regione Umbria, e sono stati ritirati dal responsabile della comunicazione della Regione Sardegna, Nicola Sasso, dall'autorità di gestione del Veneto, Franco Contarini, e dalla responsabile comunicazioni Friuli Venezia Giulia, Silvia Abelli. Oggi noi abbiamo un programma nazionale che ci dice sostanzialmente di mettere, diciamo, in rete tutte le iniziative di comunicazione dei vari territori rurali italiani, e questo è un primo appuntamento, un primo contributo che noi diamo a questa strategia nazionale della comunicazione, dello sviluppo rurale.